passiamo dall'Italia alla France. Mamma mia, Julian, quanto mi stai sulle balle. Sono così pieno di bei ricordi del tuo gustoso formaggio. Io spero che tu crepi, Julian, prima o poi. E così il circo Zaragoza è stato accolto bene anche a Pisa. Ma avrebbero avuto lo stesso successo anche a Parigi? Spoiler, sì. Lo avrebbero scoperto presto. Ah, così, sempre. Stavolta proprio meno parole possibili. Sono stati bravi a Pisa, saranno bravi anche a Parigi? Scopriamolo. Fine. Ave. Ah, mi piace il profumo di Parigi la mattina. Profuma di Lo sapevo che avrebbe detto croissant, lo Gloria, sapevo. Herman, ascoltate, la prima cosa che serve ai ragazzi e a me per cominciare la campagna pubblicitaria sono i martelli, una borsa piena. Vi ho segnato il posto e come sempre cercate la legna. Ce ne serve molta per quello che abbiamo in programma di fare. Ok. Pronto? Sono Julian. Ho altri manifesti stupendi che ho disegnato io. Quanto mi stai sulle palle. Io spero che tu affondi dentro il canale. Se possibile, mentre cercate quei martelli per il pinguino. Sì, lo so. Grazie. Oh, però senti com'è. Tranquilla la musica francese. Eccoti qua. Non un adesivo. All'altezza degli occhi. Mais oui, mes amis, siamo arrivati a Parigi. Tanto francese. Va bene tutto che ci sia la rima, no? Lo so, peccato che nessuno di noi indossi abiti. effettivamente, aspetta, ora le indossi. Nessuno potrà mai pensare che tu non sia francese. Abbiamo ancora i nostri amici a Calappiacani. Io dico Calappiacani e lo so che sbaglio quando è a Calappia animali, cacchio. Però non riesco a non farci nulla, cioè mi viene automatico dire Calappiacani. Io intanto così. Cosa c'entra il basta così? È appena attaccato un cavolo di poster. Scendiamo di sotto e vediamo se ci sono le roseline aquatique. Eccole qua. Allora aspetta. Come al solito giù in acqua non c'è mai nulla se non i collezionabili di Gloria. Per il resto continuo a dedurre che non ci troveremo mai per dire, non lo so, qualcosa. Guarda, guarda, un canale c'è. Quante rose abbiamo appena trovato di Gloria? Quante cose abbiamo appena trovato? Ah, ma guarda, scusami se ho pensato il contrario. Effettivamente qualcosa c'era. Il modo per passare per coso, per Melman. Ma che tra l'altro tutto questo è solo per evitare la guardia che sta sul ponte. Mettiamola in questo termine. Che a prescindere da tutto tu puoi benissimo. Madonna, c'è l'effetto del bagnato. Hai capito sto gioco com'era avanti coi tempi? Voglio vedere fra quanto si asciuga Gloria. Guarda, guarda, piano piano camminando. Oh, sembrerà una cazzata, ma effettivamente è stata una roba incredibile. È stata una roba ben fatta. Non ci avevo fatto caso le altre volte. Che come stavo dicendo, basterebbe seriamente correre in quella direzione, aspettare che lui ci agri, quindi passare, andare, non lo so, a nasconderti un attimo e basta. Sei passato, fine, hai vinto. Gloria, mi serve una zampa. Ma qui c'è il nostro treno? È roba nostra questa? Raccoglierò la legna, ma non costruirò niente, qualunque cosa sia. Oh, giustamente, eh. Allora, qui c'è solo roba per Alex. Qua c'è roba per Melman. Ah, perché... giustamente perché Melman è alto, era l'unico che potesse arrivare lì sopra. Cosa succede se vado nell'oscurità? Ho un muro invisibile. Vieni, Gloria, andiamo e saltiamo sui trenini, per favore. Dobbiamo andare ed evitare la polizia. Sarebbe strano se non vi dicessi che scene del genere le ho viste succedere anche a Bergamo. Ovvero gente che cercava di salire sopra i treni, proprio sopra i treni, così, in questo modo. E vi sembrerà assurda, ma è vera questa cosa. Oh, ci hanno sgamati! Animale individuato. Aiuto! Scappa, Gloria! Ah, giusto, non posso... non posso che switchare personaggi mentre... Spero che Marty riesca a convincere Alex a rimanere con il circo. Anch'io, non sarebbe la stessa cosa senza di lui. Oh.
Io non so dove neanche stessi andando in realtà in tutto ciò. Allora, a prescindere, qua serve Glory. Mamma mia, tutti i nemici lì ora c'ho. Aspetta, io non ci arrivo, o sì? Ah no, quello sul ponte è ancora sul ponte, giustamente. Io, come, scusami, ci arrivi tu? Sì, ci arriva. Ma scusami, allora, a parte l'intelligenza artificiale, io vedo, oltre a Dubois, due anziani uguali. Ci sono due anziani uguali lì. Io li lascio lì, con la loro intelligenza artificiale. C'è qualcosa che ho dimenticato in questa zona? Solo del legno. Guarda. Andrò a raccogliere legna allora. Brava. Finché voi ve ne rimanete lì, io sto pure contento, eh. Altri oggetti che ho dimenticato? Questo. Buongiorno, francesi. Baguette croissant a tutti. Non ho nulla da dirti. Chi vuole parlare con te, maledetta? Certo che i francesi sono strani. Stanno tutti fermi in una direzione a guardare il muro. Melman, tesoro, non ti preoccupare, adesso arrivo. Oh, guardate, c'è un ippopotamo che salta. In tutto questo, basta passare di qui per saltare, come abbiamo appena fatto con Melman poco fa. Arrivando! Se io riuscissi a saltare. Allora, vediamo che cosa c'è. Lì c'è del legno, lì ci sono delle roselline. E là, quanti fili. Allora, dov'è il mio obiettivo? Il mio obiettivo in teoria è qua dietro. Questo vuol dire che uno, se vado di qua, arrivo da qualche altra parte, come ad esempio quegli oggetti che sono di là, giusto? Ma tra l'altro, se scendo da questo da questa parte, arrivo comunque dove devo. Altra legna. Wow. Ammetto che effettivamente una frase del genere l'avrei detta anch'io. Altra legna, wow. Altri collezionabili da prendere. Yeah, e vai. Il sogno di una vita realizzato. Ecco questa fatto, allora. E questo è vero. Su questo non ti posso dire niente. Perché sei caduta? Perché sei caduta? Mancava così poco al nostro obiettivo. Vabbè, a parte che vorrei farvi denotare la bellezza di questo muro. Wow. Wow. È magnifico. Prima ho visto una donna grassa come un ippopotamo. Che pezzo di merda! Quanto sei maleducato! Ok, quindi, come abbiamo detto, andiamo da questa parte con Melman. Ci prendiamo il termometro. Eccoci qua. E scendiamo qua di sotto. Aspetta, ok, c'è un termometro anche qui. Che non voglio perdere oggetti o cadere in... Qua c'è un pozzo. Qua potrebbe passare Gloria. Qua serve Gloria. Oh, dannazione. Altra legna per la catasta. Già. Devo farmi tutto il percorso all'indietro. Ma che tra l'altro in realtà io, guarda, la voglio provare, perché sono abbastanza sicuro di potercela fare. Ok, pensavo ci fosse un muro invisibile, invece no, per fortuna. Bastato un piccolo salto per evitare il giro nelle fogne. Apriamo il cancello. Apriamo il cancello anche a Melman. Che tanto sono abbastanza sicuro che se passo di qui, ecco appunto, mi faceva scendere giù qua sotto. Ecco fatto. Come neanche Super Mario farebbe. Forza bella signorina tutta bagnata d'acqua, torni pure indietro. Prima però attacchiamo un po' di volantoni, che sennò poi ci ritroviamo a doverne attaccare altri. Ed eccoci, oh, dunque, al completamento della missione.